La nutrizione artificiale è un sistema attraverso il quale una persona che non è in grado di nutrirsi normalmente viene appunto aiutata a nutrirsi. Serve a introdurre determinate sostanze dentro l'organismo, sostanze che sono liquide, attraverso appunto questo qui che è un sondino nasogastrico. Personalmente in questo modo riesco ad andare al lavoro. Non lo so, trovarsi diversi perché ingrassati è... Io la sensazione che ho è quella proprio del cuore che viene strappato via. È come il viso, io ormai al viso scavato mi ero abituata, parlo di un viso che io già ho abbastanza magro, però di un peso di 41-42 kg. Avevo elaborato la dieta minima, ad esempio con 2 etti di fragole al giorno e 100 grammi di panna, 30 grammi di arachidi, poi c'era anche 100 grammi di pasta sostituibile con 2 uova e un'altra cosa che non è una fetta di pane. Sì, erano alternate le cose. E poi avevo 4 pillole di proteine e tutto questo faceva circa 1600 calorie. E non ce la facevo perché era troppo, poi non... Cioè, quando avevo già mangiato le fragole, per me bastava quello. Io sono preda del pensiero del cibo, se mangiarlo, se non mangiarlo, di andarlo a cercare, di sceglierlo, di come cucinarlo e come non mangiarlo comunque. Ho paura che gli altri pensano che io sia pazza. Ma di fatto, almeno per me, è la cosa più importante che ho. La possibilità di sapere, di poter disporre di sé più degli altri, perché poi tutti gli altri a un certo punto dicono: ah, devo andare a mangiare, ah, devo smettere di fare questo perché devo mangiare. E io invece posso dire non sento fame, o ignorarla se la sento e continuare a fare le cose che mi va di fare. Credo di essere completamente scollegata dal mio stomaco, nel senso che io quando penso di sentire fame, almeno ho imparato a dire quando sento questa cosa deve essere la fame, ma sento una sensazione molto strana nella parte posteriore del palato, però io dico penso che sia fame, però è la stessa sensazione che sento in qualunque altra situazione di eccitazione. Le anoressiche sostanzialmente si preferisce ricoverarle e anzi mi hanno detto preferiscono essere ricoverate. Io penso che questa sia un fatto di scelta personale. Personalmente non voglio essere smanazzata e manovrata e bucata con aghi e tenuta ferma da nessuno e quindi preferisco comunque gestire la mia situazione attraverso questo mezzo che mi consente autonomia. Sono convinta di essere a posto così tutto sommato e che questo è il miglior sistema che ho trovato per adeguarmi al mondo. A volte dico va bene, ho fame, allora comincio a mangiare. Poi però se continuo a mangiare non arrivo mai a sentire che la fame è passata. E questa cosa mi dà un'angoscia terribile perché non... Finisce che mi ci sento in balia. Mi ricordo una volta che mi ha fatto molto impressione che stavo mangiando un panino e mentre lo mangiavo sentivo proprio che il panino scendeva e si depositava sui miei fianchi ed era veramente, ma proprio era una sensazione fisica estremamente imbarazzante.
mi sento che perdo il controllo del corpo. È come se il corpo se ne andasse per conto suo, insomma. È come se se ne andasse. Il mio sogno, quando ero piccola, che avevo credo 4 anni, era quello che inventassero le pillole di primo, di secondo, di contorno e di frutta. Così, con 4 pillole, io risolvevo questo problema enorme. Che secondo me io esistevo soltanto per essere riempita, quindi era, diciamo, la cosa più importante era farmi mangiare, o che io mangiassi, comunque era quello. E per me era uno strazio proprio, anche perché poi ci mettevo moltissime ore a mangiare, quindi non, ad esempio non andavo mai a giocare con gli altri bambini a scuola, perché dopo mangiato loro andavano a giocare, io invece stavo lì che dovevo finire ancora il mio pasto, quindi quando arrivavo non potevo andare a giocare, era già finita la ricreazione, l'ora di ricreazione. Non riesco a mangiare mai tranquilla, e più delle volte spesso ho anche evitato di mangiare con delle persone, oppure se ho mangiato con delle persone l'ho dovuto fare in modo tale da rassicurarle che io ero come loro, cosa che poi non sempre funziona, perché magari ci sono dei giorni che uno un po' più su e riesce comunque a gestire la cosa, a gestire la finzione, no? Ma possibile, io sono così, ma non lo vedi? Come ti viene in mente di pretendere che io faccia di più? Cioè, se sono così ci avrò dei motivi. Non mangiare è un grandissimo piacere. È un modo per darmi tenerezza, per un modo per darmi tenerezza, per chiudermi in un'intimità nella quale so che sono io e che mi do quello di cui ho bisogno. Un territorio privato dove sono assolutamente padrona e dove posso anche in questo trovare piacere. Mangiando di più mi sentivo cattiva, cioè mi sentivo aggressiva, mi sentivo, non lo so, forse, insomma, non mangiare, lo stato di debolezza comunque consente di tenere a bada i sentimenti. Una sera che sono rientrata a casa, che avevo lavorato tutto il giorno fuori e tutto quanto, la casa non era neanche in un disordine totale, che potevo mettermi a mettere a posto casa e quindi bruciare parecchie energie in quello. Il problema è stato entrare in casa e dire: adesso che faccio? Mi sono accorta di quanto fossi sola, ed è stata questa la cosa che allora ho detto: va bene, meglio essere più deboli, non sapere di non avere a disposizione forze per desiderare qualcuno. E allora sono ridimagrita, ovviamente, mica potevo stare lì a soffrire a 49 kg che non mi entrava più niente, in più sentendomi sola e stando seduta come una cretina in mezzo alla stanza a dire: oddio, come sono sola al mondo. No, vabbè.